Signore e signori, buonasera, benvenuti al quinto modulo di multimedialità nella didattica. Questa sera ci occuperemo in modo molto discorsivo dei programmi che si possono trovare in rete e della condivisione delle immagini all'interno di questi programmi a livello didattico. Soprattutto ci occuperemo di quella che io chiamo suite, che poi non è una suite perché non viene data come un pacchetto unico, ma di quella serie di programmi che Google mette a disposizione in maniera completamente gratuita, e poi andremo a vedere che proprio gratuita del tutto non lo è, però con degli elementi molto importanti da utilizzare nella didattica, come ho fatto vedere nei corsi la settimana scorsa, anche con l'utilizzo della LIM in maniera veramente multimediale, veramente in maniera condivisibile. Quando faccio i corsi di fotografia nella vita reale, io non uso questi programmi di Google, uso però con la LIM, ad esempio, la ricerca delle fotografie. Ed è una cosa questa molto importante, perché solo avere un grande schermo, parlare di un artista, Cartier-Bresson piuttosto che i fratelli Bragaglia. Per inciso, i fratelli Bragaglia sono dei cineasti e fotografi di inizio Novecento, legati in maniera, sono stati forse i primi fotografi legati al movimento futurista, visto che in questo momento se ne parla molto. Io cosa faccio? Faccio una ricerca di immagini su Google, mi vengono fuori una serie di immagini, poi naturalmente pilotando un po' i miei allievi, pilotandoli nel senso buono, cioè cercando di indicare quali immagini possono essere più utili, però lascio che siano loro a scegliere le immagini sul quale poi farò la lezione e l'analisi della fotografia stessa data al movimento artistico di queste persone. Questo è molto bello, è molto divertente. Il problema è che quando loro ti scelgano un'immagine che non si conosce bene, diventa tutto più difficile, diventa tutto più caotico. Però direi che nel gioco ci sta anche, perché l'interattività, cioè io li chiamo veramente alla lavagna, gli faccio fare le righe sulle fotografie loro e gli faccio fare tutte queste cose. E questo ne guadagna tantissimo. I miei corsi nel giro di 2 anni sono veramente cambiati, completamente cambiati. Credo di essere l'unico a fare i corsi di fotografia, che non chiamo neanche più fotografia, ma sono diventati di comunicazione visiva attraverso le nuove tecnologie, con la LIM. LIM naturalmente, per me è necessario collegamento internet, quindi non solo la LIM, ma LIM più collegamento internet, più possibilità di usare il browser e tutte queste cose qua. Questa sera invece parliamo di strumenti adatti a progettare, a fare dei piccoli progetti o fare ma semplicemente anche delle lezioni con gli studenti. Innanzitutto, cos'è Google e perché Google? Non è che stiamo a fare pubblicità ad una particolare marca di software piuttosto che un'altra. Innanzitutto, vabbè, Google è una multinazionale. È una multinazionale che dà degli strumenti, cede questi strumenti in maniera gratuita. In questo caso qua stiamo vedendo Google Earth, però poi ne abbiamo degli altri. Questo che è, appena lo carica, Picasa. Questo è SketchUp, ad esempio.
un ottimo programma 3D, specialmente di grafica 3D, specialmente se si fanno delle piccole cose. Questa, ad esempio, è una mappa inserita direttamente in bianco e nero, però inserita direttamente da Google Earth. Questi programmi, essendo fatti dalla stessa azienda, sono perfettamente interattivi. Quello che si costruisce con un programma si può inserire tranquillamente nell'altro e aggiungere delle altre cose. Quando parliamo di programmi gratuiti, dobbiamo stare attenti che siano veramente gratuiti. Nella comunità open source c'è una riga infinita di programmi gratuiti e seri. Il primo prodotto che andiamo a vedere è questo, che è Picasa. Picasa non è nient'altro che un weaver, un indicizzatore di immagini, che ci permette di registrare tutte le immagini e tutti i file multimediali che noi abbiamo sul nostro computer, catalogarli e non a caso, prima vi ho detto, signori, loro vogliono le catalogazioni, catalogarli dandogli delle preferenze, dandogli dei tag, quindi dei nomi, poi io indicizzo i nomi e mi vado a cercare tutte le foto alle quali gli ho dato quel nome, per organizzare l'archivio, ma soprattutto la novità, la cosa bella di Picasa, mi sono scordato una cosa, nel sito, nella piattaforma vedete che c'è ancora la 3.6, però poi fa tutto riferimento all'ultima che è la 3.8. Vi cambio poi la terminologia, ma è solo un discorso di titolo di terminologia del prodotto. Le versioni, come in tutte le cose, dopo un po' di mesi cambiano e acquistano anche delle altre caratteristiche. Ecco, vedi, ad esempio, l'ho usato per delle composizioni con i ragazzi, installato a scuola, così, ma infatti è proprio utile per quello. È soprattutto utile per un'altra cosa, per la condivisione. Io posso creare, e qua magari può dire anche due parole Riccardo, un album con Picasa e crei un ambiente condiviso dove tu pubblichi le foto, dove le persone si possano iscrivere, dove le persone ricevano le miniature delle fotografie via mail, le guardano, dice: ah, questa mi piace, ci clicca sopra e le va direttamente a vedere, quindi agli album condivisi e tutta una serie di strumenti proprio del web 2.0. Pensate solo a un esempio, non lo so. Se c'è qualche ragazzo che non può andare a scuola per la neve perché abita distante o che ne so, perché sta male, che fa un periodo in ospedale, così i compagni possono fare un lavoro, condividerlo sull'album di Picasa, album pubblico, quindi l'album quello che è in rete, dare l'accesso solo a lui e lui può vedere le fotografie, può vedere le immagini. Ma va bene per qualsiasi cosa, la collaborazione fra due istituti, fra due classi, la collaborazione, che ne so, territoriale. Io adesso vi do degli spunti, che poi potete utilizzare a piacere. La collaborazione tra, non so, una collaborazione mare e monti, dove una scuola che sta al mare, fotografa al mare, la fa vedere la scuola che sta ai monti e viceversa. Quella che sta ai monti fa le fotografie alle montagne e le fa vedere a quelli che stanno al mare. Perché sto parlando di questo? Perché Google ti permette di fare un'altra operazione, quella di inserire nella cartina, quindi nel Google Maps o addirittura in Google Earth, l'immagine direttamente dal programma. Per cui io gli posso dare una mappatura e quando
condivido la mia immagine sull'album di Picasa, quell'immagine sarà condivisa e ti farà vedere sulla piantina che è la vetta del Monte Sperone, vi dico monte che è vicino a casa mia, del Monte Gazzo, piuttosto che il Golfo degli Aranci o il Golfo del Tiguglio. Questo è un modo che può essere utile per insegnare la geografia. Intanto i ragazzi potrebbero, che ne so, un altro esempio, fare un servizio fotografico, ma fotografico e anche videografico, perché poi le due cose si sposano, sul quartiere e poi mappare le fotografie dicendo questa è quella via, fotografia, questa è quest'altra via, foto. Perché se noi andiamo a vedere in Google Earth Milano, adesso arriva, tutti questi quadratini, vedete, queste sono immagini, ma sono immagini che sono inserite da noi utenti, non da Google, diciamo dalla Piazza del Duomo, ecco, portiamo un esempio, e le ha inserite in Google. Google, che controlla queste cose, perché io posso inserire qualsiasi cosa, ci posso inserire anche una fotografia di Napoli e poi dire che è la Piazza del Duomo, e naturalmente viene cancellata. Ci sono i abuse report anche lì, la gente può dire no, questa è inesatta, non è vero, c'è un controllo e un autocontrollo. Un esempio di interattività: create un gruppo con i vostri ragazzi e il gruppo mette le fotografie, va in gita a Milano, mette le fotografie della gita nei posti dandogli la mappatura esatta. Questo è un altro esempio. Naturalmente Milano c'ha migliaia di foto. Se io lo facessi a casa mia, c'è la foto di casa mia perché ce l'ho messa io. Ma non c'è, il quartiere, il piccolo paese, non ha fotografie, o perlomeno ne ha meno. Quindi si può davvero arricchire tutto questo. Queste foto sono state fatte dagli utenti. Quindi anche il concetto di realtà condivisa. Come vedete qua abbiamo il Duomo con la neve, abbiamo il Duomo con l'acqua, sempre Duomo è, chiaramente. Abbiamo il Duomo con la nebbia. Abbiamo anche delle belle foto, perché se guardate questa non è per niente, anche dal punto di vista dell'inquadratura, non è per niente brutta, per niente malvagia. Anzi, è un'immagine, quasi non si vede tutti i giorni un'immagine di questa qualità in giro. Questa starebbe già bene su una rivista. Come si fa a fare questo? Tramite questi pulsanti qua sotto. Questi pulsanti qua sotto ti permettono di stampare fotografia, ti permettono di inserirla in un blog, ti permettono di fare un filmato, ti permettono di inserirla in Google Earth, ad esempio. Vedete che ci sono tutta una serie di icone. L'utilizzo di Picasa è molto visivo ed è molto, molto, molto intuitivo. Una volta che noi abbiamo la nostra immagine, che naturalmente possiamo anche, come vedete, vedere grande,